Buonasera, io vi ringrazio tutti di essere qui con noi. Mentre i partecipanti a questo dialogo prendono posto, vorrei intanto ringraziare i presenti di essere qui con noi e ringraziare Massimiliano Tarantino e Maria Luisa Catoni di avermi aiutato con l'organizzazione di questa giornata, mettendone a punto il tema e gli interventi. Così come ringrazio il personale della Normale, in particolare la mia segreteria, che mi ha aiutato in tutte le incombenze pratiche. Parleremo ora di qualità ed etica della comunicazione. Una domanda non originale, anzi diffusa dappertutto. Vorrei dire due parole soltanto a modo di introduzione sul senso che questa domanda può avere qui alla Scuola Normale. Non si tratta soltanto, io credo, del piacere di aver sentito la mia voce, anche se il microfono non funziona. Devo aumentare il volume per compensare le mancanze tecnologiche. Vorrei dire due parole sul senso che una domanda come questa ha alla scuola. In parte è naturalmente il piacere di avere con noi le persone che hanno accettato, che sono tutte qui con noi questa sera e delle quali dirò tra poco due parole in fase di presentazione quando si vengono. Ma c'è anche qualcosa di più specifico istituzionalmente per quello che riguarda la scuola. La Normale, e qui non ha bisogno di sentirselo ripetere, è un'istituzione dove si fa ricerca, dove si fa formazione, dove si fa un tipo di formazione fortemente legata alla ricerca, dove l'intreccio fra formazione e ricerca, fra didattica e ricerca, è molto più stretto di quanto non accada nelle normali università. Ora, nella nostra ricerca, quando noi facciamo ricerca, una delle domande consuete che chiunque fa ricerca si ponga è lo statuto della prova. Che cosa vale come prova? Che cosa di quello che noi usiamo vale come sicuro rispetto a quello che vale come probabile, come congetturale, come possibile? Qual è la differenza fra queste varie sfumature? Questo vale, io suppongo, per tutte le scienze, vale in particolare, per esempio, per quelle di cui qualche parola in più sarei in grado di dire, e cioè per le scienze storiche, dove il tema dello statuto della prova è stato particolarmente dibattuto, in particolare in relazione con l'ondata di mode decostruzionistiche che, facendo un curioso viaggio dalla Francia negli Stati Uniti e ritorno, hanno in un momento culturale ormai, io aggiungo, per fortuna in declino, hanno influenzato un modo di pensare che potrebbe essere riassunto in modo un po' polemico nella proposizione: tutto è narrazione, non ci sono fatti, ci sono solo racconti. Ogni racconto è uguale a ogni altro, il mio racconto che dice A è uguale al tuo racconto che dice il contrario di A. Dobbiamo confrontare le modalità del racconto, non domandarci cosa c'è la verità. Che cosa sia la verità? La verità è inattingibile. Proposizione o punto di vista o ideologia, se volete, che può piacere più o meno, diventa difficile, almeno a me, farselo piacere quando il tema di cui si può o non si può cercare la verità o in cui si possano contrapporre modalità narrative opposte sia, per esempio, che so io, l'Olocausto. Allora uno può dire: il mio racconto secondo cui sono 6 milioni di ebrei sono stati uccisi e il tuo racconto secondo cui non è vero sono uguali, dobbiamo solo analizzare le modalità del racconto, non è importante sapere quale sia la verità in quanto essa è inattingibile. Chi dicesse questo evidentemente a mio avviso si macchierebbe di una colpa molto grave, quindi chi lavora nel campo delle ricerche storiche ha avuto a che fare in questi anni con delle pratiche della ricerca, degli studi e della scrittura, in cui, certo, l'esempio dell'Olocausto, classico esempio, che non sono il primo a evocare in questo contesto, quando uno porta fuori questo, tutti dicono, ma no, ma questo no.
ma se questo no, perché le altre cose sì? Allora bisogna ragionare sullo statuto della prova in un senso più generale. La distinzione tra l'argomentazione e la prova, senza insistere più su questo tema, fra ciò che è argomentazione e ciò che è prova, e nell'argomentazione la distinzione fra prove più forti e prove più deboli, fra prove indiziarie e prove di fatto, fra documento e ragionamento sul documento, tutta questa serie di cose, e potrei insistere molto a lungo, ma non lo farò, che sono pane quotidiano di chi fa ricerca storica e suppongo che problemi simili di carattere, come posso dire, epistemologico, ma anche deontologico, ma anche etico, si pongano a livello di molte altre scienze. La critica delle fonti è uno degli elementi ricorrenti in discorsi di questo tipo, cioè la necessità nel citare una fonte di valutarla, cioè di valutarne il grado di attendibilità sulla base di prove di contesto, sulla base di altre fonti che possono dire lo stesso, il contrario, una cosa leggermente diversa e così via. Un altro tema molto ricorrente nella ricerca in chi fa un lavoro come il mio e non un lavoro che non è propriamente un lavoro di comunicazione, anche se potremmo anche dire che tutti fanno un lavoro di comunicazione, un altro tema è il rapporto fra la quantità e la qualità, cioè vale più la quantità delle fonti o la qualità delle fonti? Allora ci sono diversi modi di concepire, diversi modi di rispondere. In un certo senso dovrebbe valere di più la qualità se sottopongo le mie fonti a un'analisi critica, ma in un certo altro senso è la quantità che prevale, perché un'informazione martellante di un certo tipo, anche martellante e ridondante di un certo tipo, finisce con l'avere con l'imporre delle verità che magari tali non sono, e la ripetizione, la ridondanza dell'informazione può avere un effetto di creazione della verità. Vorrei esemplificare questa cosa con un episodio di cronaca recente, prendendola lontano da casa nostra. È un episodio che è accaduto lo scorso 23 maggio in una piccola università di Long Island che si chiama Hofstra University, dove uno scrittore americano di origine russa che si chiama Doktorov è stato invitato a fare un discorso per un anno, per non so qualche cerimonia accademica, non mi ricordo, ed essendo uno scrittore ha pensato di parlare di narrazione, di come si narra, e ha fatto un po' quello che Daniele Del Giudice ha fatto qui da noi qualche settimana fa, cioè ha raccontato come uno scrittore costruisce i propri materiali. Poi a un certo punto, e fin qui andava benissimo, tutti si divertivano e applaudivano, poi a un certo punto però ha avuto uno scarto e ha cominciato a dire: c'è un grande narratore di storie in questo paese ed è il nostro presidente Bush, il quale racconta delle storie, è bravissimo a raccontare delle storie, ma queste storie non sono vere. E allora ha cominciato a dire, ha fatto un discorso sulla non verità, ripeto la data del 23 maggio 2004, in particolare di due cose, cioè il fatto che non c'erano armi di distruzione di massa in Iraq, non era stato provato, e secondo il fatto che non era provato che Saddam Hussein fosse il committente delle stragi dell'11 settembre. A questo punto la parte della platea di quella sala dove c'erano i genitori degli studenti che dovevano ricevere il diploma, lo hanno cacciato via perché diceva queste due cose, cioè le stesse due cose che la commissione parlamentare americana avrebbe detto in forma del tutto ufficiale, consegnandole agli atti del Parlamento pochissimi giorni dopo. Ora, non ho controllato le date, ma mi ha colpito l'adiacenza di questi fatti, cioè delle cose già largamente accettate dall'opinione pubblica e addirittura sanzionate da una commissione parlamentare americana pochissimi giorni dopo, delle cose che penso che in Europa chiunque, di destra o di sinistra, ritiene sostanzialmente vere, magari con sfumature, hanno causato una scena come quella. Cioè, c'era un grande numero di persone, certamente assai bene intenzionate e oneste, genitori di bravi ragazzi di questa piccola e suppongo non eccelsa università di provincia americana, ma persone, probabilmente bravissime persone, erano convinte che quel discorso fosse offensivo della verità. E quindi hanno cacciato quello che lo faceva. Allora, che cosa vuol dire? Che un certo martellamento, perché richiamo questo episodio in questo contesto? Che un certo martellamento di notizie finisce col creare una verità che
non è documentata, anzi si può documentare l'incontrario, però ispira le azioni delle persone. Questo dimostra che non si tratta soltanto di distinguere i buoni dai cattivi, quelli che fanno buona comunicazione da quelli che fanno cattiva comunicazione, ma di saper analizzare l'una e l'altra. Questo episodio, per esempio, dimostra che chi vince è chi insiste, non chi dà le prove. Allora dobbiamo chiederci quali conseguenze etiche possa avere questo. Ora, noi abbiamo immaginato di fare questo dialogo della normale, che è il secondo, alcuni di voi ricorderanno quello che abbiamo fatto sui beni culturali nel Kosovo. Abbiamo cercato di, lo abbiamo immaginato proprio per riflettere in un contesto come quello di un'istituzione di ricerca e di studio come la scuola normale, invitando persone di vario profilo che sono qui ora al tavolo per prendere questo problema antico che noi di fatto studiamo in continuazione nella misura in cui ci occupiamo di comunicazione nelle società antiche, le grandi opere letterarie, le grandi, l'Iliade o la Divina Commedia, la Cappella degli Scrovegni o la Cappella Sistina sono grandiose macchine comunicative che hanno fatto il loro lavoro e in parte lo stanno facendo ancora, magari cambiando il significato del loro lavoro nel tempo, noi ci occupiamo più di quelle cose. Ma che cosa accade nella società contemporanea? E cioè, vale la pena di fare, in un contesto come il nostro, un'analisi delle tensioni generate dalla comunicazione, la ricerca delle sue modalità per capire la società e per capire che cosa, quello che ci circonda. È sembrato che questa occasione per analizzare modalità, conseguenze e contorni del problema dell'etica della comunicazione potesse essere molto utile, soprattutto per chiederci chi comunica, che cosa comunica, qual è il rapporto fra le tecniche della comunicazione e i contenuti della comunicazione. Non è forse la prima regola dell'etica della comunicazione incentrarsi su un controllo dei contenuti, o invece esiste una forma di etica della comunicazione che ha come suo scopo quello di comunicare bene, anche se il contenuto è moralmente ripugnante, contrario alla verità, contrario a quello che il comunicatore pensa. Quale rapporto c'è fra queste due cose? Ora vorrei dire soltanto alcune brevi parole per propriamente presentare, che ci vorrebbe molto più tempo, ma per introdurre le persone che sono intorno a questo tavolo e poi dare la parola a loro. Allora, la presentazione la farò forse in ordine alfabetico. Massimo Donelli ha cominciato lavorando per la redazione genovese della Gazzetta dello Sport, poi ha lavorato facendo il giornalista, ha lavorato nel secolo XIX, ha lavorato nel Mondo, nel Corriere d'Informazione, nel Corriere della Sera, nel Mattino di Napoli. Ha lavorato anche, e questa è una delle ragioni per cui l'abbiamo invitato qui, in Ciao Web, un portale internet, e ha diretto 24 ore TV, la TV satellitare del gruppo 24 ore, e dirige ora Sorrisi e Canzoni. Cioè ha una attività editoriale molto varia, sia come giornalista sia come direttore di testate varie, e vogliamo sapere ora che cosa lui ci racconterà. Giuseppe La Terza è un editore notissimo, che non devo fare la storia della casa editrice La Terza. Giuseppe La Terza personalmente si è laureato con Federico Caffè e lavora nell'azienda di famiglia dal 1981 facendo l'editore vero, come ho sperimentato recentemente, perché alcuni di voi lo sapranno già, c'è un libro, lo posso dire, in uscita presso l'editore La Terza, che è un libro sulla Normale di Pisa, un libro intitolato Quale eccellenza? Punto interrogativo, intervista sulla Normale, che mi ha chiesto, che abbiamo messo insieme e che uscirà fra pochi mesi. Quindi ho visto in questo, che è un editore che si preoccupa di costruire i libri, di leggere, fa delle critiche, mi ha aiutato a migliorare molte pagine, e ha una serie di iniziative editoriali che non sto a ricordare tutte, voglio solo dire che è presidente della SPA
la terza. Michele Lo Porcaro è un normalista che è professore ordinario di linguistica romanza e linguistica storica italiana all'Università di Zurigo da alcuni anni, ha fatto una sua carriera in varie università italiane e si occupa di linguistica romanza, studi sulla struttura, fonologia, morfologia, sintassi, lessico dell'italiano. La ragione per cui l'ho invitato qui è perché ho avuto, e lo ringrazio, l'occasione di leggere in anteprima un suo libro che mi è molto interessato, che si intitola Cattive notizie, la retorica senza lumi dei mass media italiani, il sottotitolo. E cattive notizie non è il contenuto cattivo, ma sono le notizie cattive per come sono presentate. È una critica spietata fatta con gli strumenti di un professore linguistica e di filologia, un'esemplificazione che a volte fa sorridere e a volte fa venire brividi nella schiena e a volte tutte e due le cose insieme. Quindi è una delle ragioni per le quali lo abbiamo qui oggi. Ezio Mauro ha lavorato alla Gazzetta del Popolo di Torino, prima seguendo fra l'altro in quella fase le vicende legate al terrorismo politico di certi duri anni che abbiamo passato, poi ha lavorato alla Stampa, poi alla Repubblica e in particolare è stato corrispondente da Mosca in anni molto complicati di passaggio situazione mondiale e in particolare in Russia da un'altra. E poi tornato alla Stampa come condirettore, poi come direttore e dal 1996 dirige la Repubblica scrivendoci regolarmente. Corrado Passera è un laureato della Bocconi e nella sua carriera più recente, per menzionare soltanto alcune tappe di una carriera singolarmente prestigiosa e di successo, è stato direttore generale della Mondadori Editore, vicepresidente, amministratore delegato del gruppo Espresso Repubblica, amministratore delegato di Poste Italiane, facendovi alcuni singolari miracoli, e dal 2002 amministratore delegato e CEO di Banca Intesa. Olivero Toscani, che abbiamo avuto in normale un paio d'anni fa in un venerdì del direttore e riabbiamo qui con molto piacere, ha studiato alla Kunstgewerbe Schule di Zurigo dal 61 al 65 ha creato un suo proprio stile che ha, io stavo per dire imposto, non so se posso dirlo, ad alcune aziende anche molto importanti, con una concezione della pubblicità aziendale molto, molto audace, che ha cercato di veicolare attraverso il genere artistico della pubblicità dei messaggi che non avevano direttamente a che fare molto spesso con quel prodotto, ma piuttosto con preoccupazioni più generali della società. Da questo punto di vista quello che lui ha fatto per Benetton è a noi tutti noto. In questo momento Olivero Toscani sta lavorando a un progetto al quale forse la normale potrà dare qualche contributo, che è il progetto di creare una scuola di comunicazione alla Sterpaia, e cioè nella tenuta di San Rossore, non molto lontana da dove noi siamo. Queste sono le persone che ci parleranno, non anticipo i loro temi, le abbiamo scelte perché diverse fra loro, le abbiamo scelte perché ciascuno molto preoccupato di questi temi, da diversi punti di vista, che sia la comunicazione di una banca o delle poste, come nel caso di Corrado Passera, che sia la comunicazione di un editore come la terza o di un giornale, come il caso di Ezio Mauro, o che sia il tipo di messaggio da convogliare, il modo di usare la propria abilità di fotografo, di comunicatore, come nel caso di Oliviero Toscani, o la capacità di analizzare con gli strumenti anche della filologia la comunicazione dei mass media, come il caso di Michele Lo Porcaro, o quella di muoversi, come fa Massimo Donelli, fra web e giornali di varia natura e di varia specialità.
quello che essi diranno sarà strutturalmente necessariamente diverso. Il modo come questa discussione è organizzata è questa. Ora, in una sequenza che via via vedrete, ciascuno di loro parlerà per circa un quarto d'ora, poi chiederemo a voi di interloquire facendo delle domande, poi ci sarà un secondo giro fra di loro e poi vediamo se abbiamo ancora voglia. Allora darei la parola per primo a Oliviero Toscani.